continuano i furti in appartamenti all'Aquila, l'ultimo in ordine di tempo nella casa dell'ex senatrice Marinucci. La zona più gettonata e presa di mira in questo momento sembra essere quella tra Pettino e Canzatessa e ci sono sempre furti in pieno giorno e la cosa è preoccupante. L'ultimo a Pettino è stato fatto in un appartamento di via Alba Fucens. Ignoti si sono introdotti nella casa ma non sono riusciti a rubare perché l'appartamento era stato da poco venduto e quindi vuoto. Però sono state trovate all'interno delle tracce di ladri che avevano forzato per entrare. I cittadini intanto hanno segnalato la presenza sospetta di due donne che girano per case a Pettino e di un'automobile lunga di colore grigio guidata da un uomo. Da tempo si sono intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine proprio per contrastare i furti e come si ricorderà, dopo l'ondata di furti nella zona di San Giacomo, i carabinieri avevano arrestato due albanesi di 29 e 34 anni. Responsabili di diversi furti nella zona. Le forze dell'ordine ritengono molto importante la collaborazione dei cittadini e in particolare le segnalazioni che possono aiutarli molto nelle indagini. Nei giorni scorsi anche a Bariciano c'è stato un tentato furto nella casa canonica del sacerdote. Sono state forzate le porte, ma poi probabilmente i ladri infastiditi sono stati costretti a scappare via.